Vabbè, inizio la prendiamo con calma, tanto all'inizio c'è l'introduzione, chi sono, magari a qualcuno, non dico che non interessa, però è una cosa che si può saltare sul talk. Allora, prima cosa, vabbè, avevo messo questa slide perché, come dicevo prima, non sono molto, cioè, parlo inglese, capisco l'inglese, probabilmente avrei sbagliato un sacco di verbi, un sacco di robe, quindi, visto che c'è la possibilità, vado in italiano. Sarebbe stato il mio primo talk inglese, siate gentili, era il messaggio. Comunque siate gentili in ogni caso. Va bene, mi chiamo Michel Murabito, tutti mi chiamano Mitch. Chi già ha visto un mio talk? Uno qualsiasi. Wow, a volte ritorno, quindi spero che vi sia piaciuto l'altro e che vi piaccia questo. Come dicevo per chi era qua prima, ho portato due bellissime paperelle di gomma. Una a forma di Batman, di Darth Vader, e una a forma di Iron Man, che si vincono una a questo talk e una a quello che ho pomeriggio in chiusura, e come lo scoprirete alla fine. Vabbè, ho tutti i social, praticamente li trovate ovunque, aggiungetemi, molti di voi già li conosco di vista, e so che siamo connessi, probabilmente non riuscirò ad associare il nome a volto, perdonatemi, però se invece mi aggiungete ora, scrivetemi un messaggino dicendomi che siete voi, così vi accetto, perché in genere accetto tutti quelli che ho almeno visto dal vivo una volta o persone che sono interessate più o meno alle stesse come dire, agli stessi interessi miei. Scusa, facciamo così è più spazio. Ok, quindi aggiungetemi sui social, nel frattempo la gente continua ad arrivare, non ripeterò nulla, però aspettiamo un attimino che si siedono. Beh, nessun problema, prego. Beh, sono felice, siete tantissimissimi. Ops. Non è facile arrivarci qua. A parte che non è facile arrivarci, il problema è che a breve finiscono i posti a sedere e proprio mi dispiace di cuore se qualcuno se la fa in piedi. Sì, infatti quelli che siete avete posti centrali, stringetevi, così lasciate posto a chi sta arrivando ora. Oh mio Dio. Mamma mia. C'è ancora un posto qua. Uno. Grazie. Non c'è più il posto qua, forse qualcuno là dietro. Ops. Allora, sono veramente felice di questa cosa e veramente in imbarazzo allo stesso tempo, perché mi dispiace che qualcuno la deve fare in piedi. Vabbè ragazzi, scusate, se volete seguirlo comunque mettetevi in fondo e proviamo. Scusate. Prossima volta aule più grandi, 1000 posti. Vabbè, però continuando con questa curva, DevFest prossimo anno può diventare veramente tanto grande. Ok, voi in fondo mi dispiace di cuore che non abbiate un posto dove sedervi. Spero che non sia troppo scomodo stare tutto il tempo così. Però grazie di essere qua. Allora, dicevo, mi chiamo Michel Murabito, tutti mi chiamano Mitch, fatelo anche voi, aggiungetemi sui social, mi trovate ovunque, aggiungo tutti. E se dopo questo talk, quello che farò pomeriggio come ultima sessione su Firebase, avete delle domande, sono assolutamente disponibile sempre a rispondere a qualsiasi cosa di mia competenza. E qualora non rispondo in fretta, aspettate un attimo, ma in genere nella giornata cerco di rispondere più o meno a tutti. Ribadisco, se non vi dovessi aggiungere dopo una vostra aggiunta su Facebook, Instagram eccetera eccetera, mandatemi un messaggio privato e ditemi che eravate qua. Ok, che cos'è che faccio nella vita? Nella vita sono deputy CTO, che è bruttissimo da dire, però è questo qua. Sostanzialmente sono il vice del CTO della mia azienda. Uno dei ruoli che stiamo valutando di utilizzare è quello di CTIO, cioè Chief Technology Innovation Officer, perché diciamo che il mio ruolo nella mia azienda è quello di portare innovazione in un settore che notoriamente non è molto innovativo. Developer nell'anima, perché vabbè, io scrivo codice, a me piace da morire scrivere codice, anche se oggi non ho la possibilità di farlo 8 ore al giorno, in realtà in genere erano tipo 12.
5-6 giorni a settimana. Comunque è una cosa che mi piace e continuo a farlo per i fatti miei. Quando c'è occasione in ufficio di dare una mano lato codice lo faccio, quindi diciamo, sono io. Aspirante supereroe di notte, perché chiaramente slide, passioni, fidanzata e tutte queste cose durante il giorno lavoro. Poi ci sono gli eventi il weekend ogni tanto, insomma è un casino, di notte faccio tante altre cose. Tante passioni, c'è stato un periodo, l'ho detto anche l'anno scorso, in cui ho finito Netflix, nel senso che ho visto tutto quello che c'era a catalogo. Sì, voi ridete, avevo tanto tempo libero. Pratico tiro con l'arco, vado in moto, tante passioni. Ok, lavoro in un'azienda che si chiama Liscor, del gruppo Lutec. Chi ha mai sentito parlare di Liscor? Chi ha mai sentito parlare di Lutec? Qualcuno in Lutec, sì, vabbè. Lutec è un'azienda molto grossa, circa, credo, 4.000 dipendenti ora. Non so il fatturato, comunque tanto. Sotto ha tante aziende di prodotto consulenza. Io faccio parte di una di queste aziende di prodotto che si chiama Liscor e sviluppiamo un prodotto per banche, società di leasing e cose così. Ok, e qua veniamo al talk. Allora, intanto una cosa, sondaggio al volo. Chi conosce Dr. V, ha mai visto degli episodi di Dr. V? Per gli altri, molto male. Guardate Dr. V pure voi. Vabbè, tutte le slide sono a tema Dr. V, quindi alcuni non le capirete, però cercherò di spiegarvele. Bene, il dottore è questo essere, diciamo, questo alieno, alla fine, che viene da un altro pianeta, ha varie caratteristiche. Una di queste è che viaggia nello spazio e nel tempo dentro una cabina della polizia. Ok? Fondamentalmente il dottore all'interno della serie televisiva ha dei compagni, però è lui che risolve le situazioni, è lui che costantemente, cioè viaggia da solo, poi i compagni vanno e vengono, ma lui, diciamo, è l'attore protagonista e nella serie televisiva è il protagonista di, diciamo, quasi tutte le scene. Poi vabbè, sì, i compagni fanno tanto, però questo per dirvi che alla fine di tutta questa fiera o gestite un team o fate un parte di un team, siete soli, ma siete soli non nel senso che non avete persone attorno, siete soli nel senso che la maggior parte della riuscita di qualcosa, che sia il progetto, che sia l'evolvere, che sia l'imparare qualcosa di nuovo, dipende da voi. Perché dipende da voi? E qua non faccio esempi concreti, cioè sono situazioni che più o meno ho vissuto, perché comunque ho iniziato a lavorare molto giovane, a 18 anni, primo lavoro in ufficio, ne ho 33, quindi sono 15 anni netti di lavoro come sviluppatore. E mi sono reso conto che il capo può venire e darvi tutte le idee e le buone intenzioni del mondo, però se poi non è anche l'ultima ruota del carro, chiamiamola così, ad adattarsi e a diventare proattivo verso le decisioni, queste cose non succedono. Quindi, qualora qualcosa non sta bene, diciamo, nel vostro lavoro o diciamo, nella vostra posizione attuale, qualcosina, sicuramente non tutto, perché non è che dico che voi potete cambiare il mondo, cioè il mondo del vostro team, però in parte dipende anche da voi, no? E immaginiamo l'esempio della plastica, sappiamo che la plastica è un grosso problema, se io faccio la, diciamo, la differenziata in maniera corretta e la faccio solo io, non cambierà nulla, ma se assieme a me la fanno anche tutti gli altri, allora sì. Questo per dire che comunque qualsiasi cosa deve partire da voi, deve partire da voi come persone, siate sinceri, siate onesti e parlatene con, diciamo, membri del vostro team, il vostro capo e chi per loro. Ok, questo alieno di cui parlavamo prima, chiamato semplicemente il dottore, non ha un nome, cioè si chiama il dottore, ha una particolarità. Quando muore si trasforma. Allora, lato televisivo è facile capire perché. La serie va avanti dagli anni 70, gli attori nel frattempo sono un po' morti, un po' dispersi, eccetera. La serie la volevano far continuare e a un certo punto hanno fatto rigenerare sto tizio che cambia volto. Una cosa di cui sono particolarmente felice è che l'anno scorso, per la prima volta nella storia, è arrivato un dottore donna. Ok? Perché sostanzialmente cambia aspetto, mantiene i ricordi, ma cambia la personalità. Questo per dirvi che qualsiasi lavoro facciate o in qualsiasi team vi troviate, dovete adattarvi.
cioè non potete, né se siete il capo, ora quando dico capo o ultima ruota del carro non lo voglio dire in maniera né troppo, come dire, adulatoria da un lato né troppo offensiva dall'altro, però è giusto per capirci. Se siete il capo o se siete l'ultima ruota del carro, vi dovete adattare, perché il capo tipo farà dei colloqui, troverà delle persone che magari non sono perfettamente in linea col ruolo, ok? O magari caratterialmente non hanno tutte le qualità esatte che si cerca per quel team. Però dice, vabbè dai, non è male, comunque è in gamba, prendiamolo. E quindi adatterà il suo modo di fare, dovrebbe adattare il suo modo di fare alla persona che ha appena assunto. Viceversa, se siete l'assunto, che quindi ha probabilmente un capo, magari il capo non è proprio gentile, non è proprio gentile, sembrando sempre di però rispetto, cose così. E quindi siete voi a dovervi un minimo adattare, no? Adattarvi magari, che ne so, ad esempio io sono uno che preferisce non avere orari. Nel senso, io preferisco non avere un orario di ingresso e non avere un orario di uscita. Così io so che mi devo fare le mie 8 ore, 9 ore, quelle che sono. Se arrivo alle 9 o alle 10 del mattino, preferisco non avere, diciamo, grane, mettiamola così. Io gestisco dei team e uno di questi team è in Romania. Domani ha un'ora in più come fuso orario, ok? E quindi quando bisognava scegliere l'orario per il daily meeting, o lo facciamo la sera, quindi quando loro stanno per uscire, però sono stanchi, poverelli, già hanno fatto male la giornata sbattendo, facciamo il meeting, oppure lo facciamo la mattina presto. Mattina presto significa alle 9, ok? Che per me è l'alba, cioè alle 9 io non dico che sto dormendo, però sicuramente la probabilità che io sia su un mezzo di trasporto pubblico che mi sta portando in ufficio sono altissime, perché per arrivare alle 9 esatte in ufficio devo uscire alle 8:15, è oggettivamente presto per me. Vabbè ragazzi, ognuno ha i suoi orari. Quindi ho dovuto adattarmi e ho chiesto, va bene, sappiate che la mattina prima del meeting mando un update scrivendo che cosa ho fatto, se sono cose che dobbiamo discutere allora anche in metropolitano accendo il microfono e vi racconto. Se invece sono cose chiare, lo Scrum Master le legge, se per tutto è chiaro, io rimango lì ad ascoltare, mi ascolto il meeting. Sono sceso a compromessi, ok? Ero il capo, potevo dire, no raga, il meeting si fa alle 11. Cioè, contro ogni regola di, diciamo, buon senso, però avrei potuto farlo. E invece ho deciso di adattarmi, in questo caso a un fuso orario. Questo per dirvi, siate proattivi da questo punto di vista, non mettetevi dei limiti, cioè se vedete che c'è un cambiamento attorno a voi, questo è un altro problema grosso che vedo, fate in modo di assorbire questo cambiamento e cercare di essere voi i primi promotori, perché è vero che alcune volte il cambiamento non ci piace, ci spaventa, ci sembra inutile, ok? Ma non è sempre detto che sia così. Ad esempio, uno dei problemi che può succedere, e che succede spesso, è che magari, ora passatemi sempre lì il termine, il management decide di fare dei cambiamenti con delle idee ben precise, quindi hanno fatto degli studi, hanno capito che quello è il miglior modo, e magari ci hanno messo mesi, anni, per capire dove andare. E quindi quando devono fare una riunione e spiegarvi perché bisogna cambiare, non è una questione che magari si può risolvere in un'ora. E quindi magari tendono a dare dettagli utili a capire perché si cambia, ma non scendendo così a fondo da soddisfarvi. Quindi siate pronti ad adattarvi. Questi sono alcuni dei dottori, tra cui due dei miei preferiti. Diciamo, loro tre sono, secondo me, tre dottori preferiti, lui in assoluto. Ok, come dicevo prima, il dottore è vero che è il protagonista indiscusso della serie, che è lì da 60 anni, ma periodicamente ha dei compagni. Questi compagni cambiano durante le stagioni, alcuni muoiono, alcuni ogni tanto ritornano, cose strane. Però la cosa importante è che in fin dei conti non è solo, cioè non è realmente solo, cioè deve agire quasi sempre da solo, ma ha sempre una compagnia, una persona a fianco con cui confrontarsi, o come dire, una persona che può magari dirgli stai sbagliando, no? Oppure stai facendo un ottimo lavoro. Questo per dirvi, cercate per quanto possibile di trovarvi degli ottimi compagni di team, che siano, ribadisco, stesso livello, sopra, sotto. Quando cambiate lavoro non valutate solo, oh mio Dio, l'azienda è figa,
valutate anche le persone, cioè se avete possibilità al colloquio di chiedere: posso conoscere le persone con cui lavorerò? Una domanda lecita. Io apprezzerei molto se qualcuno che intervisto mi facesse una domanda del genere, perché vuol dire che sia interessato all'azienda, sia interessato a soldi, posizione e tutto il resto, ma è anche interessato a capire dove si va a mettere, che poi è un bene per me, perché lui potrebbe dirmi: no, guarda, non fa per me, ma almeno non lo assumo, sta 6 mesi e va via. Ed è un bene per lui perché capisce dove si va a mettere. Magari è proprio l'ambiente più sbagliato dell'universo per quella persona, no? Quando dico sceglietevi compagni di team, chiaramente ogni tanto dall'alto cala la formazione di un nuovo team, voi venite inseriti dentro e vi ritrovate lì. Magari la persona più antipatica dell'azienda, quella che reputate meno abile nel suo lavoro, ok? Un consiglio che vi do, sempre su situazioni vissute, queste considerazioni sono lecite. Cioè, se io lavoro con un programmatore e questo programmatore ogni linea di codice che tocca la spacca, oggettivamente non è il miglior programmatore con cui ho lavorato. Ma ci sono due cose che potete fare. La prima è, come dicevo un po' prima, essere onesti e dirglielo: guarda, ho notato che ogni volta che tocchi una linea di codice la spacchi, e lo fate iscrivere all'università, tipo. Oppure, seconda cosa, che è super importante, non la prendete mai sul personale, perché l'altra cosa che vedo, ed è capitata, è che qualcuno tende a prenderla sul personale. Cioè, siccome ti sto dicendo che, secondo me, non sei... non è, magari non lo dite così, okay, partiamo da questo presupposto, potrebbe finire a mani coltellate e poi venite a cercarmi. Dire: guarda, secondo me potresti migliorare nella scrittura di questo genere di robe, oppure dovresti studiarti S9 perché potrebbe essere utile, per... non è una critica così malvagia da ricevere, ok? Ma è chiesto di studiare, magari lo faccio. Viceversa, non la prendete mai sul personale. Quindi, siccome Tizio lavora in quel team, io non ci voglio lavorare. Siccome Tizio partecipa alle riunioni, io mi piglio il permesso e entro un'ora dopo. Ok, ho visto queste situazioni, sono terribili. Sono terribili a qualsiasi livello, soprattutto se voi siete a un livello superiore. Se siete il team leader e non partecipate alle riunioni in cui si pianificano le attività, non state facendo un danno a quella persona, state facendo un danno a voi stessi e a tutto il vostro team. Quindi scegliete dei buoni compagni, e se non li riuscite a trovare o se non ce li avete per qualsiasi cosa, cercate di andarci d'accordo e di aiutarli a migliorare. Ok, questa è bellina. Diciamo, prima la comprendevo un po' di meno, ora gestendo dei team la comprendo un po' di più. Siate sempre disponibili. Ok, disponibili in che modo? Disponibili, allora, chi c'era al talk prima ha visto che a un certo punto ho tirato fuori un altro PC grosso così e ho fatto delle cose, perché so che lunedì mattina alle 9:30-10 c'è una riunione importante in cui il mio capo, quindi il CTO, deve presentare una cosa. Per questioni che non vi sto neanche a spiegare, anche abbastanza terribili, ieri non sono riuscito a finire quello che dovevo fare, e purtroppo una volta che finivo quello che dovevo fare c'era un processo che durava ore. Ok, quindi ieri sera sono tornato a casa, ho finito quello che dovevo fare, ho diciamo avviato il primo processo e sono andato a dormire. Stamattina mi sono alzato, prima cosa, ho guardato il processo, è finito bene, avvio il secondo processo che devo fare. Sono arrivato qua, ho dato un'occhiata, i processi erano finiti, ho tirato fuori il log e li ho mandati. Che significa? Ho lavorato il weekend in fin dei conti. Ok, molti di voi dicono: io il weekend non lavoro, 18:00 fuori. Ci può stare, non dico no. Però ricordate che se la responsabilità di qualcosa è vostra e per qualcosa che è successo a voi non riuscite a arrivare a un certo punto, siete voi che dovete essere disponibili a recuperare. Quindi, esempio concreto. Ieri per sbaglio ho cancellato il file che mappava tutto il mondo, me ne sono reso conto tardi, non avevo più copia di backup, non avevo più modo di recuperarlo, lo dovevo riscrivere, mi sono messo lì di sana volontà e ho finito ieri a mezzanotte. Ok? Succede. Ora, chiaramente stiamo un po' esagerando, però può succedere. E purtroppo è stato un errore vostro, sicuramente non l'avete fatto apposta, perché cioè, chi è che cancellerebbe il suo lavoro di proposito?
Ma se succede, non potete lavarvene le mani. Dovete prendere la vostra responsabilità e andare avanti. Essere disponibili significa altre cose. E in questo, in questa, diciamo, foto c'è uno dei dottori che risponde al telefono, perché la cabina, una cosa molto interessante, vabbè, la cabina è particolare perché è più grande all'interno. Con più grande significa infinitamente più grande all'interno. Ma il telefono dove viene messo in un bel po' di stagioni? Fuori. Perché era una buona scelta. La cabina considerate che vola, fa cose strane, e lui ogni tanto deve rispondere al telefono. Se guardate gli episodi, ogni tanto capita che mentre sta cabina si sta per schiandare non so dove, il telefono squilla, lui esce fuori e prende la cornetta. Ora non dico non dormire, stare lì aspettando che qualcuno vi chiami ed essere subito, però dico anche che se magari un vostro compagno di team ha necessità, perché ha avuto il periodo no, perché magari una cosa non la sa fare, vi chiede dell'aiuto, siate disponibili a darglielo. Poi non significa fargli il lavoro o lavorare al posto suo, anche perché lì ci sono poi da, come dire, sembrando solo della parte buona delle cose, potrebbe essere qualcuno che ne vuole approfittare. Ma se così non fosse, penso che siamo tutti in grado di capire se una persona lo fa apposta oppure no, cercate di venirgli incontro. Essere disponibili, diciamo, da, ribadisco, ultima ruota del carro, sempre tra virgolette, significa magari dover lavorare un paio d'ore in più, magari anche senza straordinari pagati, un paio d'ore in più, non tutti i giorni, sempre. Da capo può significare, bene, hai un problema personale? T'ascolto. Hai bisogno di una vacanza anche quando il periodo è no? Cerco di concedertela. Ok? Bene, questo, diciamo, è il punto secondo me un po' più spinoso di tutto sto lavoro, cioè di tutto sto discorso. Il fatto che noi tutti, qualsiasi sia la vostra posizione, qualsiasi sia il vostro ruolo in azienda, qualsiasi sia l'azienda, qualsiasi sia il progetto, il cliente, quant'altro, siamo costantemente circondati da nemici. Nemici in senso positivo, non la vedete troppo in malvagio, no? Però magari c'è l'analista funzionale che pensa che utilizzare un database di un certo tipo sia migliore di utilizzarne uno di un altro, e magari cerca di obbligarvi a farlo. Quello, ok, è un vostro collega, ma in quel momento sta diventando un nemico, perché vi sta proponendo qualcosa che è fuori da quello che è il vostro piano, da quello che secondo voi è la cosa migliore. Voi, parlo, voi team magari dev, nel caso del database, i clienti, ok, magari oggi vi dicono, sai, voglio il tasto rosso, fate il tasto rosso, bellissimo, il miglior tasto rosso che io abbia mai visto. Il cliente vede il tasto rosso e dice, oh mio Dio che schifo il tasto rosso, chi ti ha detto di farlo? O il PM che magari dice, oggi devi fare A, e il giorno dopo torna e dice, hai fatto anche B? No, perché tu mi hai detto di fare A. Quindi da quel punto di vista chiunque può essere un nemico. Come si gestiscono? Vabbè, allora, sempre per tornare al telefilm, il dottore ha un sacco di nemici storici, bruttissimi graficamente, quindi non vi aspettate roba bella. E ritornano sempre, cioè in continuazione, nonostante ogni tanto vengono sterminati, si sono estinti, ogni tanto riappaiono. Che cos'è che fa lui? Vabbè, lui li conosce benissimo, anche perché una cosa che non vi ho detto è che tipo ha migliaia di anni, no? Questo alieno ha migliaia di anni, e quindi ci ha combattuto varie volte. E alla fine, più o meno, come dire, quando vede un Dalek, che è questo qua che è un suo nemico, anche questi qua, sa di default che probabilmente non finirà bene. In alcuni episodi una cosa interessante che succede è che alcuni di questi, per motivi che non vi sto neanche a spiegare, diventano temporaneamente buoni, quindi si alleano con gli umani, obbediscono agli umani o cose del genere. E lui all'inizio è un po' stranito, no? E diceva, non può essere. Poi prova a capire se effettivamente è successo qualcosa che non comprende, e alla fine succede sempre il patatrac, perché alla fine sennò la serie televisiva sarebbe noiosa come non so che cosa. Cosa importante: io non sto dicendo che tutti i clienti, tutti i PM, tutti gli analisti funzionali e così via dei vostri team sono male.
Sto dicendo che purtroppo per alcune cose potrebbero non comprendervi e mettersi contro di voi. Che fare in questi casi? In questi casi il consiglio che vi do io personalmente è quello di non alterarvi mai, anche quando cercano di farvi perdere le staffe. Cercare di discutere. E una delle cose più belle che ho imparato da un mio ex ex capo è quella legata ai numeri. È stata una discussione bellissima, non vi sto manco a spiegare che cos'era, però io a un certo punto sono andato da lui e gli ho detto: secondo me questo è meglio. E lui mi ha detto: secondo me quest'altro è meglio. Quindi io dicevo A, lui diceva B. Io faccio: no, no, ma guarda, vedi, perché se facciamo così... Lui mi ha guardato in maniera molto seria e mi ha detto così: se abbiamo numeri, parliamo di numeri. Se abbiamo opinioni, ognuno va con la sua e io sono il capo. Non era un modo per dirmi ho ragione io, era un modo per dire dimostramelo. Cioè fammi vedere che la tua soluzione è effettivamente migliore della mia e allora ne parliamo. Da quel momento, e poi affinando la strada facendo, ho imparato che il modo migliore per dire a qualcuno: guarda, seguiamo questa strada, è non andare lì e dirgli secondo me dovremmo, è andare lì e dirgli è così, qua c'è scritto, ho tirato fuori questi numeri e funziona esattamente così. Ad esempio, di recente mi è successo di dover sostituire una libreria di stampe con un'altra. La libreria di stampe di partenza era conosciuta dall'azienda, super stabile, ha dietro un'azienda enorme, ma costa un sacco di ore uomo, bisogna convertire ogni documento, è complicata da usare, complicata da installare, da deployare. Quindi che ho fatto? In maniera molto tranquilla, nelle pause caffè chiedevo alle persone: ma tu hai mai usato questa libreria? Sì, che cosa ne pensi? Ah, ma quanto tempo ci mettevi a fare sta roba? E cosa succedeva se? E ho raccolto un bel Excel di robe, poi le ho aggregate e alla fine è venuto fuori. Se usiamo la libreria che conosciamo bene, ogni documento ci costa 5 giorni di lavoro l'anno. Ora sto facendo un esempio. Se usiamo la nuova libreria, e abbiamo provato, perché non è che lo dico tanto per, invece ci costa un giorno di lavoro uomo l'anno. Quindi noi risparmiamo praticamente circa l'80%. Poi vabbè, messo in altre ottiche di marketing, quindi quanto costa la licenza, possiamo dismettere quelle vecchie e quant'altro, siamo arrivati alla conclusione che la libreria nuova era meglio di quella vecchia. Ok, per chi l'ha visto, non piangete, vi prego. Va bene, bisogna essere coraggiosi. Che significa? Significa che far parte di un team è una gran rottura di scatole. Se lo gestisci, qualcuno di voi gestisce team? È un team leader? È un, non lo so, un sì, qualcosa? Vabbè, pochini. Fare parte di un team è un gran macello. Gestirlo è l'inferno. Perché? Perché la gente nei momenti sbagliati ha bisogno di ferie. E ogni tanto qualcuno decide di andare via, magari nonostante voi ce l'avete messa tutta per cercare di creare il clima migliore del mondo. Possono succedere tante cose. Ma in ogni caso, sia che voi siate chi gestisce il team che chi lo, diciamo, lo subisce, quindi fa parte del team, dovete essere coraggiosi. Coraggiosi in tante cose. Ad esempio, se qualcosa non va male, ditelo subito. Cioè, a me non va di lavorare il sabato tutti i sabati. Non aspettate di arrivare a un certo punto col contratto nuovo e dire: ciao, me ne vado, vado qua. Oppure, se avete un'opinione e secondo voi il vostro team sta sbagliando, al netto di quello che abbiamo detto prima, andate al vostro capo e diteglielo. Cioè, stiamo facendo una cavolata, perché, eccetera, eccetera. Quando parlavo della libreria di stampa, io non me ne sono accorto al momento zero, che era un grosso casino usarla. Me ne sono accorto dopo 3 mesi di lavoro. Però anche lì, nei miei dati, ho detto: abbiamo perso 3 mesi e ne perderemo altri 3. Se invece usiamo quella nuova, perdiamo 1. Quando sono andato dal capo a dirglielo, un pochettino, cioè ero lì, c'avevo la strizza. E detto: questo mi manderà a fanculo, giustamente. Dice: ma ci aspetti 3 mesi per dirmi una cosa così? Poi sono andato lì e gli ho detto: guarda, mi sono appena reso conto di questa cosa, ti porto i dati, parliamone, capiamo la soluzione migliore. Mi sono preso il coraggio, sono andato lì, ho parlato e alla fine la cosa è stata anche apprezzata. In altre aziende dove magari non stavo tanto bene, io l'ho detto esplicitamente, cioè costantemente, ogni tanto andavo lì e dicevo: guarda, a me questa cosa non va bene,
questo non sta bene, non capisco come fare questa cosa, magari come evolvere di livello, come avere una RAL maggiore, perché comunque è una cosa che serve. E la cosa che ho notato è che magari non ho ottenuto niente lì per lì, ma nel momento in cui sono andato a dire vado via, la risposta è stata quando vuoi andare via e non devi darmi 3 mesi di preavviso. Perché? Perché era palese il fatto che prima o poi sarei andato via, lo sapevano, aspettavano solo il momento in cui sarebbe successo. Quindi essere onesti e coraggiosi vi può aiutare. E qui una delle cose più importanti: dovete essere non solo coraggiosi ma anche estremamente determinati. Allora, quanti di voi scrivono codice per lavoro attualmente? Quanti invece studiano per diventare sviluppatori? Ok, qualcuno, un po' di meno. Fare il programmatore è una di quelle cose, soprattutto se lavorate sull'ambito del web. L'anno scorso ho fatto il talk dove dicevo ogni giorno nasce un framework JavaScript e la cosa non è cambiata nell'ultimo anno. Detto questo, fare lo sviluppatore, e soprattutto in alcuni ambiti, è un grosso casino. Le cose cambiano costantemente, vi siete abituati a una cosa, siete diventati super maghi, ninja di quella tecnologia, viene deprecata. Immagino il momento AngularJS con Angular, no? Cioè io quando AngularJS è uscito in Italia, cioè è uscito in generale, io in Italia credo di essere stato uno dei primi ad averlo usato, perché avevo parlato per caso con un Googler di Londra che mi parlava di sto AngularJS. L'ho guardato e ho pensato, cazzo, fighissimo. E ho iniziato a lavorarci costantemente per tipo 3 anni, 2 anni e mezzo, quelli che sono stati. No, di più. Quasi 3 anni e mezzo. Costantemente, cioè cercavo online, nessuno parlava di sto framework, niente. Poi piano piano è diventato enorme. Quando è diventato super figo, e quindi tutti cercavano, dopo 6 mesi dall'uscita, sviluppatori AngularJS con 4 anni di esperienza, io avevo 6 mesi, ok? Comunque molti più di tanti altri. E ero diventato bravissimo, facevo i corsi, lo raccontavo in giro, ci scrivevo qualsiasi cosa, sapevo come funzionava il bit. Poi esce Angular. Partendo, ho preso AngularJS, l'hanno cestinato, in realtà non è proprio così, ma quasi, e ho dovuto imparare un nuovo linguaggio, un nuovo funzionamento. Non contenti, Angular attualmente cambia ogni 6 mesi, cioè ogni 6 mesi c'è una release nuova, cose nuove da imparare, cose vecchie da dimenticare perché non ci sono più. Ok? Se non siete determinati, che significa? Significa che magari avete avuto la giornata pesante al lavoro, ma tornate a casa e vi guardate il tutorial o andate al meetup o il sabato mattina come dei poveri, diciamo, stupidi, tra virgolette, venite a una conferenza a Venezia, che sappiamo benissimo che cosa è successo questa settimana, no? Questo qua è determinazione, cioè se voi siete determinati, vi mettete lì, studiate, decidete di sacrificarvi, perché c'è, ragazzi, è sacrificio, sputate sangue. Senza questo non andate avanti. Perché? Perché voi potete lavorare nell'azienda più figa dell'universo, potete lavorare nel team migliore del mondo, potete lavorare con i migliori programmatori che conosciate o che esistano, ma se voi non siete i primi a mettervi lì a dire oggi il programmatore è super figo, ha fatto una cosa pazzesca, che però non ho capito, un giorno la guarderò, quando mi servirà. Poi dimenticate anche che è stata fatta. Invece se voi in quel momento dite ah, voglio che il programmatore super figo me la spieghi bene, e questo fa parte delle cose che abbiamo visto un po' prima, no? Avere il coraggio di dirlo, guarda, non l'ho capita, rispiegamela. 2, magari tornare a casa e riguardarvela, riguardarvi come funziona a basso livello, perché oggi è figo, fighissimo, che ne so, lavorare con React o con Angular, ma che c'è sotto? Cioè, io sono convinto che il 95, tra cui io, per 100 degli sviluppatori, che usa un determinato framework, non sa poi come funziona la base. Io ogni tanto guardo, però non ho tempo di scendere così nel dettaglio. Mi piacerebbe. Quindi, se non siete determinati, purtroppo non è un lavoro per voi, né da sviluppatore junior, né da CTO. Ok. Altra cosa importante, siate voi stessi. Qua possiamo aprire una serie di parentesi enormi. Ho messo questa immagine perché, come vi dicevo, il lettore cambia aspetto.
Questi sono un bel po' di dottori, 12 se non sbaglio. Sono 12, i primi 12 dottori, quindi dalla serie degli anni 70 a quella del 2017, credo, più o meno. Cosa importante, che già ho accennato, quando il dottore si rincarna in qualcun altro, mantiene i ricordi, mantiene diciamo, proprietà fisiche e biologiche, ma altera volto, aspetto, gusti, vedete il modo di vestire cambia totalmente, carattere e roba del genere. Questo fa sì che ogni dottore è estremamente diverso da tutti gli altri. C'è quello che dimentica le cose, c'è quello che è tanto arrabbiato e fa danno, c'è quello che è super, come dire, pazzo, nel senso che dice una cosa ma poi fa un'altra e mentre dice quell'altra cosa sta già pensando a qualcos'altro, oppure mentre cade pensa a tutta la vita, si rinchiude nella sua caverna di protezione e inizia a pensare, a fare calcoli e cose così. Ognuno è totalmente diverso da tutti gli altri, ma ha un'identità ben precisa. Da questo punto di vista, questo è un consiglio che vi do sia a livello lavorativo che a livello personale, siate voi stessi, abbiate il vostro modo di essere e imponetelo agli altri, imponetelo in senso positivo. Cioè, se un'azienda cerca la persona giacca e cravatta e a voi sta sulle palle stare in giacca e cravatta, io, questo è il mio esempio, e viene l'azienda e vi dice ti offriamo un sacco di soldi, dress code di qua e di là, dite guarda io posso venire in maglietta, io scrivo codice, voglio scrivere in maglietta. Magari qualche azienda vi dirà no, ma sa, diciamo, positivo, no? Perché vuol dire che non è un'azienda probabilmente per voi. Non voglio buttare sugli estremismi, però quando a me arrivano delle offerte di lavoro io chiedo tre cose. Vabbè, la RAL, perché io sono siciliano ma vivo al nord, quindi se non mi pagano torno in Sicilia. Due, giustamente vivo a Milano, che ora non so qua gli affitti e tutto adesso, ma comunque non è proprio economica. Due, orari flessibili, che ne parlavo prima. Tre, dress code. Io lo dicevo sempre, io vengo a scrivere codice. Se vuole una persona giacca e cravatta, non sono io. Perché? Perché non mi piace, non è nel mio modo di vestire, non lo apprezzo, ci sto scomodo, secondo me divento meno efficiente. Oh, lo so, raga, qualcuno viene da ridere, ma è così, eh? Cioè, io oggettivamente quando ho una giacca addosso non mi riesco a muovere. Cioè, anche mettere e togliere lo zaino possono essere 10 minuti di sofferenza. Quindi, lo dico apertamente. Ora vi racconterò, non faccio il nome dell'azienda, ma c'è una grossissima azienda, grossissima, che è rinomata per il giacca e cravatta, che mi ha detto forse ci possiamo accordare per una polo. Che per me, io, cioè, vi giuro che avrei stampato le mail formato tipo 6x4. Però, per dirvi, non fingete di essere qualcun altro. Ai colloqui, siate onesti. Non dite, sì, la so questa cosa, tranquillo, vai. Dite, guarda, non l'ho mai vista. È molto più apprezzato l'essere sinceri che il mentire, perché tanto prima o poi vi sgamano. Cioè, se voi dite di essere super esperti di Angular, la prima volta che avete una difficoltà leggermente maggiore, qualcuno che ne sa un minimo in più di voi lo capisce che voi non avete idea di che cos'è che state... cioè che cos'è che state facendo. Quindi siate voi stessi. Se vi piace un linguaggio piuttosto che un altro, ditelo. Ah, io preferisco JavaScript, però diciamo, potrei programmare anche in Java, oppure, che ne so, a me Angular non piace, voglio usare React, oppure non vado mai in giacca e cravatta a lavoro. Anche lì non vivete di assoluti, diceva qualcuno. E non vivete di assoluti significa che io l'ho sempre detto, io non voglio mettere in condizioni, diciamo, far sì che la mia azienda abbia dei problemi. Quindi se devo andare da un cliente, questo cliente è importante, e richiedono, tutti quelli che vanno dal cliente, sono giacca e cravatta, e magari la metto la giacca e cravatta, ma non vengo a scrivere codice in ufficio in giacca e cravatta solo perché. Ok, questa è secondo me una delle più belle citazioni di questo film. Cioè, non siate crudeli, non siate codardi e ricordate che odiare è sempre, ci anda pazzi, e l'amore è sempre una cosa bella alla fine. Non fa proprio così, ma a me piace riassumerla. Questo per dirvi che
siate voi stessi, siate delle persone buone, le persone attorno a voi lo riconoscono. Cioè, la cosa che ho imparato è, personalmente, alcune volte non andavo d'accordo con i compagni, col capo, con gente che lavorava per me. Alcune volte avevo problemi personali o robe da sistemare, allora non riuscivo a essere molto efficiente al lavoro. Alcune volte alcune cose del lavoro non andavano bene. Ma il fatto di essere una persona buona, tendenzialmente pro il mio team, pro la mia azienda e quant'altro, ha fatto, diciamo, sì che tutti questi problemi che ho vissuto nel tempo non siano stati visti da altri come problemi. Ok. Detto questo, il talk finisce qui, ma abbiamo ancora 6 minuti per le domande. Nel frattempo, però, come dicevo all'inizio, qualcuno è arrivato dopo, ci sono queste bellissime 2 paperelle, e una la assegno a questo talk, la estraiamo ora assieme. Mettete un nick univoco, vi prego, cioè aggiungete dei numeri, delle cose, perché ogni tanto ci sono degli Andrea, che ce n'è tipo 7-8. Quindi ne estraiamo una, mentre le invito il feedback form, che vi prego di essere sinceri sul feedback form, quindi dirmi se cosa vi è piaciuto, cosa non vi è piaciuto, cosa cambiereste, il voto reale e quant'altro. Se avete domande, sono qui per voi. Rispondo a qualsiasi genere di domanda, quindi non solo legata agli argomenti che abbiamo trattato o al modo in cui li abbiamo trattati. Vai. Riguardo il tuo ruolo, tu sei CTO, ok. Ok. Hai parlato però che hai un team e che gestisci questo team. Ok, no, è un po' diverso. Ok. Ok, la domanda è, sei CTO e gestisci il team, punto interrogativo alla fine? Sì. Allora, la cosa è, non è proprio così. Allora, diciamo che il mio scopo è far sì che tutti i team in ufficio... Allora, così noi abbiamo un prodotto che è in produzione per un sacco di clienti. Quindi non possiamo decidere tecnologie da utilizzare e iniziare a sviluppare. Quindi abbiamo una parte dell'azienda che fa quello che facevano fino a prima del mio arrivo. E una parte dell'azienda che fa cose nuove. Cloud, Firebase, facciamo progetti in Angular, Spring Boot e tutte quelle cose là. Il mio ruolo è far sì che questi team, in realtà quando parlavo di un team, parlavo di più di un team, utilizzino le tecnologie nel modo corretto. Quindi nessuno che si spari l'utilizzo di un Node.js o di un database SQL quando sono le scelte sbagliate. Da questo punto di vista io non gestisco direttamente i team, ma in un certo senso ne faccio parte. In che modo? Ad esempio c'è il daily meeting, ci sono gli sviluppatori, lo scrum master, il product owner e così via. Io vado. Vado e racconto che cos'è che stiamo facendo a livello aziendale, magari che li riguarda. Quindi, che ne so, il processo di deploy è lento, allora i tizi che sviluppano l'applicazione in Angular dico che abbiamo assunto un DevOps e che questo DevOps si occuperà di creare pipeline per il deploy automatico. E cerco di risolvergli i problemi. Che significa? Significa che gli do dei disegni architetturali, ad esempio, quindi gli dico questo è di animarsi a quello che dobbiamo fare. E li aiuto quando hanno difficoltà molto gravi sul codice, quindi dicono questa cosa non sappiamo farla, nessuno nel team è in grado di farla e non troviamo una soluzione online. Allora, a quel punto mi danno il problema, io la prima cosa che faccio è cerco online, se li trovo online chiaramente giro il link con un basta cercare bene. Se invece non la trovo online, magari alcune volte mi capita di scrivere il codice per loro. Perché l'idea è, alla fine siamo tutti sulla stessa barca. Tu puoi essere il presidente mega galattico con le poltrone in pelle umana, o il developer junior. Se l'azienda va male per tutti. Quindi è compito un po' di tutti mettersi avanti. E poi ne ho un'altra. Ho capito che Dr. Wu va avanti da parecchio tempo. Il tuo? Dr. Wu. Ok. Da dove mi consigli di iniziare? Allora, io ti consiglio di iniziare, il feedback l'avete inviato tutti, da lui, 2005. Ok. Credo che alcune fosse dalle sue le trovi anche su tipo Netflix o Prime Video, cose così. Però se proprio vuoi iniziare da, diciamo, quella nuova, perché poi ha avuto uno stop tipo di 15 anni e ha ripreso nel 2005, va bene iniziare da lì. Anche perché credo che quelle vecchie non le trovi gli episodi e non li trovi. Alcuni sono proprio andati persi. No. Ok, altre domande? Dietro? Faccio io. Ascolta, una domanda veloce. Da capo di team, uh-huh. a
capo di team, secondo te quali possono essere le misure o le, gli approcci per recuperare qualcuno che si sta perdendo all'interno del team e o diciamo ti capita di trovarti all'interno del team e non fare il gioco di squadra? Ok, perdendo intendi vuole andare via e... No, perdendo proprio sai quello che arriva svogliato per finire per arrivare okay. Alle 18 come dicevi prima. Ok, è difficile perché se perdono la motivazione in generale, allora se non gli piace questo lavoro, dico proprio la cosa banale, è quasi impossibile riprenderli. Cioè la cosa che faccio io, se invece la motivazione è una cosa momentanea, e cerco di capire se è legato a un motivo personale. Ad esempio, ultimamente mi è successo perché un ragazzo viaggiava molto e quindi lui la mattina arrivava che era già esausto e non vedeva l'ora di tornare a casa e buttarsi a dormire. Quindi sostanzialmente tutto il giorno viveva in questo limbo in cui purtroppo devo fare qualcosa ma non ne ho assolutamente voglia. Abbiamo parlato, abbiamo capito quali erano i problemi e diciamo banalmente conosco molta gente a Milano, ho pubblicato semplicemente un annuncio se qualcuno vendeva casa o affittava. Abbiamo trovato un compromesso in quel caso, ma ribadisco, è giusto un esempio, ha trovato una casa più vicina, oggi è molto più felice. Chiaramente alcune volte può dipendere da roba personale, alcune volte è semplicemente perché magari il progetto non gli piace. E a quel punto è difficile perché se il progetto non gli piace, ma evolverà in un modo che può magari piacergli, gliela puoi vendere. Se il progetto è quello e lì muore, non hai che fare. Purtroppo. E su invece scusa l'altra parte, questa è su quello svogliato e poi dicevi? E poi è qualcuno che chiaramente cioè quello che ti arriva perché ti viene assegnato cioè è nell'azienda e quindi da qualche parte deve essere assegnato chiaramente però non cioè, è da tanti anni in azienda non, e arriva allora una cosa che puoi provare poi dipende sempre chi sono che genere di persone sono Cerca di creare momenti e attività extra lavoro tra il team. Ad esempio io banalmente, una cosa che ho notato quando sono arrivato dove sono io attualmente è che c'era poca coesione tra le aziende. Ok? Era un gruppo, si lavorava assieme ma non si ci conosceva quasi. Allora che ho fatto? Io fumo purtroppo. Alle pause sigarette ho iniziato a dire che ogni giorno dovevo conoscere una persona nuova. E a quel punto abbiamo iniziato a organizzare birra assieme, l'altra sera siamo andati al laser game e questa cosa aumenta la voglia perché inizia a vivere l'azienda in un modo un po' più diverso. Chiaramente deve esserci sempre un buon bilanciamento, altrimenti perdi poi il controllo dall'altro punto di vista. Però il fatto di creare coesione tra le persone fa sì che se, ora la butto, esagero di mille volte, se questa persona diventa molto amica con un'altra nel team e l'altra persona è in difficoltà, tendenzialmente cercherà di aiutarla. La butto proprio sull'estremo, eh. Però se mi sei simpatico e mi chiedi una cosa, magari no, non te lo dico. Ok? E fallo oggi, fallo domani, questa cosa magari lo porta su una strada. L'altra cosa è riconoscere i successi e i fallimenti. Quindi, se fanno bene, diglielo. Vai, direi ultima perché mi sa che è finito il tempo. Allora, la cosa lì purtroppo c'è cioè, lato personale, puoi far poco, lato team si può far tanto. Secondo me alcune cose che funzionano sono, vabbè, intanto il fatto di magari andare assieme alle conferenze, ok? Andiamo assieme alle conferenze, e vediamo assieme dei talk, alcuni li vediamo separatamente e appena torniamo in ufficio ci confrontiamo. L'altra cosa è creare dei momenti ad hoc. Dei momenti ad hoc non c'è bisogno che l'azienda per cui lavoro ti dica ok, allora il venerdì pomeriggio dalle 5 alle 6 facciamo tipo un talk dove qualcuno parla di qualcos'altro per spiegarlo agli altri. Potete benissimo organizzarvi in pausa pranzo, dire ok, in pausa pranzo ordiniamo e piuttosto che stare ognuno nella nostra scrivania turisti, Tizio ci parla per 20 minuti di tecnologia Y. Chiaramente è l'inizio.
Però poi lì la cosa che bisognerebbe fare è alla fine di questi piccoli eventi, perché in 20 minuti, anche se venite pomeriggio ad ascoltare Firebase, non è che diventerete maestri di Firebase. Io vi posso dare una strada, poi sta a voi tornare a casa, mettervi lì e come dire, studiare. Però il fatto di farti vedere una cosa nuova, farti capire che è interessante, farti appassionare a questa cosa nuova, poi fa sì che magari tu in maniera autonoma arrivi a casa e... come dire, e inizi in autonomia a studiare. Sul come bilanciare i livelli purtroppo serve tempo in generale. Ok, avete riempito tutti i feedback form? Allora, come vedete qua ci sono i vostri nickname. Io scendo fino a qua, che è l'ultimo. Li copio, li mettiamo qui. E alla paperella chi la vince la sceglie tra le due.